invito, chiedo scusa per il ritardo con cui sono arrivato e ho avuto un contrattempo personale, quindi non sono riuscito ad arrivare prima. E, avevo letto il rapporto che mi era stato ovviamente anticipato provo a dare qualche elemento per la discussione, anche per le conclusioni dell'onorevole Bratti. Io parlo di maratona. Parlo della maratona che dobbiamo fare al 2030, che è la scadenza, temporale che si è posta l'Europa con il pacchetto di direttive dell'economia circolare che verrà approvato nei prossimi mesi. Allora, questa maratona dei prossimi 17 anni, 13. 17 e 30 sono 13. Oh, 13 anni. Insomma, 3 in più, 3 in meno. E a questa maratona gli atleti italiani sono in grado, diciamo, di gareggiare e di tentare di vincerla, come abbiamo fatto nelle maratone delle Olimpiadi in diverse occasioni nella storia di quella competizione. Però noi dobbiamo evitare di far gareggiare gli atleti italiani di questa maratona partendo con delle false partenze. Perché? Perché noi abbiamo proprio in questo paese un problema di false partenze, ma non perché gli atleti partano prima che l'arbitro faccia esplodere il colpo a salve della pistola. Abbiamo un problema dell'arbitro che utilizza la pistola e che produce le false partenze, su cui gli atleti italiani poi sono costretti ad incappare. Faccio 4 esempi, così intenderci al meglio. La scorsa settimana sono stato a Spresiano, in provincia di Treviso, in una località che c'è un sito produttivo di Contarina, una società pubblica che è una delle esperienze più avanzate europee di economia circolare. In quel sito un'importante azienda del nostro paese, la Fater, ha deciso di realizzare un impianto di trattamento dei pannolini usa e getta, il primo impianto al mondo esistente che tratta questa tipologia di rifiuti. Quell'impianto, io ho partecipato a due inaugurazioni, ma non perché siano per uno scherzo di chi ha proposto quegli impianti. La prima inaugurazione dell'impianto sperimentale un anno e mezzo fa, la scorsa settimana l'inaugurazione dell'impianto con il layout definito. Quell'impianto, un impianto unico al mondo, non può andare in esercizio per una demenziale autorizzazione data dalla Regione Veneto. La Regione Veneto ha utilizzato quell'impianto con i pannolini classificati come rifiuto all'ingresso, ok, ma ha autorizzato l'impianto con l'uscita di quell'impianto, frazione cellulosica, frazione plastica e materiale assorbente come rifiuti. E quindi le aziende che sono interessate a comprare l'uscita di quell'impianto di trattamento di pannolini unico al mondo, lo ripeto per la terza volta, è fermo perché le aziende interessate a prendere l'uscita di quell'impianto non possono acquistarli. La Regione Veneto è un anno e mezzo che conosce il problema, la Regione Veneto è un anno e mezzo che non modifica l'autorizzazione e quell'impianto non può andare in esercizio. Quando parliamo di ostacoli non tecnologici all'economia circolare, questo è un caso concreto. Cito un secondo caso. Da tanti anni stiamo parlando di come sviluppare il mercato del riciclo, facendo in modo che appunto, non solo creando le condizioni perché il mercato del riciclo possa essere sempre più fiorente, ma anche mettere in condizioni chi produce materie prime seconde di poterle vendere sul mercato e di chi ha necessità di comprare materie prime, piuttosto che prendere quelle dalla natura, prendere quelle che appunto derivano dal trattamento dei rifiuti. Non sto a elencare i decreti end of waste che sono fondamentali per praticare l'economia circolare nel nostro paese, decreti end of waste che fanno, lo dico in casa del Ministero dell'Ambiente, che c'è sempre una gran fatica a produrre questi atti che sono fondamentali. Questo riguarda
tutte le filiere, dai pneumatici fuori uso, i rifiuti da costruzione e demolizione, insomma potrei fare un lungo esempio di come questi decreti sono fondamentali e ovviamente sono decreti perché è anche bene ovviamente capire per quale motivo le cose non funzionano, cioè realizzare un asfalto gommato riducendo l'uso dell'asfalto. È vero che si aumenta la quota di pneumatico di granulato di pneumatico fuori uso che va al riciclo. E certo, diciamo, c'è qualcuno che magari venderà meno asfalto. Produrre una norma che faciliti, come si fa nel resto d'Europa, a utilizzare i rifiuti da costruzione e demolizione, gli aggregati riciclati, per fare i sottofondi stradali, per fare le massicciate, per fare tutte le infrastrutture, quelle trasportistiche piuttosto che le altre che nelle opere pubbliche, permette di promuovere l'economia circolare dei rifiuti da costruzione e demolizione, certo i cavatori non sono felici, perché non si preleverà la stessa quantità di materiale inerte dalla natura, dai fiumi o dalle montagne, e dalle montagne come si è fatto fino ad oggi. Ecco, questo è un secondo esempio di ostacolo non tecnologico alla promozione dell'economia circolare che noi dobbiamo assolutamente rimuovere, e le tempistiche nell'approvazione di questi decreti sono decisive per fare in modo che le imprese che nel nostro paese sono in grado di fare questo esercizio sano sotto tutti i punti di vista, ambientale, economico, sui costi che affronta il paese rispetto all'approvvigionamento di materie prime dall'estero, sono questioni decisive su cui le tempistiche di approvazione dei decreti sono straordinariamente importanti. Vengo cito un terzo esempio di ostacolo non tecnologico allo sviluppo dell'economia circolare, parlando di decreti attuativi. 15 giorni fa ho partecipato a un convegno organizzato dalla Camera dei Deputati, dalla Commissione bicamerale inchiesta sul ciclo dei rifiuti, sul sistema nazionale di protezione ambientale. Aumentare l'efficacia dei controlli ambientali nel nostro paese è decisivo sotto tutti i punti di vista. È una, come dire, una carenza pesante che il nostro paese continua ad avere. In una parte del paese i controlli ambientali non si fanno come sono previsti dalla legge, questo diciamo è bene ricordarlo. In uno dei paesi più industrializzati al mondo non si fanno i controlli ai camini, alle uscite dei depuratori, non si fanno i controlli che si fanno magari in un'altra parte del paese. La legge sugli ecoreati finalmente è stata approvata, dico finalmente perché ci abbiamo lavorato 21 anni, questa legislatura diciamo finalmente il Parlamento ha approvato questa norma straordinariamente importante, ma non basta, perché bisogna potenziare anche i controlli preventivi. Allora, quando il Parlamento italiano ha approvato la legge che prevede il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, noi l'abbiamo salutata con grande favore, ma temevamo, timore che si è poi concretizzato nei fatti, che il rimando a troppi decreti attuativi avrebbe ritardato l'entrata in vigore di quella riforma straordinaria. Cosa aspettiamo ad approvare, e lo dico anche qui in casa del Ministero dell'Ambiente, cosa aspettiamo ad approvare i decreti attuativi della legge sulle agenzie ambientali? Perché non basta aver approvato quelle. E dico questo perché anche per l'economia circolare è fondamentale aumentare il sistema dei controlli, perché ce ne sono di ecocriminali presenti nel settore dell'economia circolare, noi ne conosciamo. Soggetti che una volta facevano pratiche diciamo non proprio virtuose, adesso si sono riciclati all'interno dell'economia circolare. È fondamentale aumentare il livello dei controlli. Approfitto anche di questa occasione perché i profili criminali ovviamente sono sempre molto molto veloci nel praticare nuove soluzioni per infilarsi nel circuito legale del ciclo dei rifiuti, quelli urbani così come quelli speciali. C'è un tema su cui che è molto caro al Presidente Bratti, che è quello diciamo il tema delle fideiussioni, su cui lui è intervenuto molte volte. Noi diciamo accodiamo a questo suo allarme, perché ci sono troppe fideiussioni false in questo paese e tutta quella carrellata infinita davvero con una frequenza davvero davvero inquietante di incendi
che si sono che hanno riguardato impianti di gestione dei rifiuti in tutto il paese negli ultimi anni e stanno facendo emergere questo vulnus pesante del ciclo dei rifiuti. Ci sono troppi impianti che gestiscono rifiuti molto potenzialmente alcuni pericolosi, altri potenzialmente pericolosi, altri infiammabili che sono andati a fuoco, che hanno delle fedivisioni che sostanzialmente rischiano di far cadere sulla collettività gli oneri di bonifica di quelle aree. E noi di siti orfani in questa paese ne abbiamo già una quantità abbastanza importante. Evitiamo di dare ulteriore sfogo a questi numeri e soprattutto all'attività appunto di questi criminali che continuano a lavorare nel ciclo di rifiuti e che sono presenti anche, ripeto, nel settore dell'economia circolare. Quarto esempio di ostacolo non tecnologico allo sviluppo dell'economia circolare è non ricordo chi l'ha fatto riferimento al decreto sul biometano, l'ha fatto Filippo Brandolini, se non ricordo male. Anche su questa storia, no? Allora, anche questa è una storia straordinaria. Ma quanto tempo dobbiamo aspettare ancora per avere questo benedetto decreto che definisce gli ultimi dettagli per garantire l'immissione in rete del biometano nella rete di distribuzione del gas, che in Germania si fa da 15 anni. Allora, noi siamo più bravi dei tedeschi rispetto a tante questioni, no? Perché non sono sempre bravi loro, siamo molto più bravi noi su alcuni fronti nel nostro paese e nel ciclo dei rifiuti. Però è una cosa insopportabile che in Germania questa cosa si possa fare da 15 anni e noi siamo in attesa di questo benedetto decreto da mesi, con investimenti che sono fermi perché non si capisce quali saranno le cifre che stanno dietro appunto alla possibilità di mettere il biometano in rete. Allora, e chiudo, io credo che sia importante cominciare a dire non quanto è importante l'economia circolare, ma perché in Italia è difficile farla. Io credo che questo deve essere l'oggetto delle decine, centinaia, migliaia di convegni che ogni anno si organizzano in questo paese, perché in questo paese praticare l'economia circolare a parola, allora, l'economia circolare è bella per tutti. Personalmente, e mi capita abbastanza spesso di intervenire in convegni su questo tema, io non ho mai trovato chi dice che l'economia circolare non è positiva, che non è una rivoluzione su cui il nostro paese può giocare un ruolo importante, eccetera. Ma quanto è difficile per chi vuole praticarla veramente? Allora, l'ingegno umano e l'ingegno italiano è in grado di fare nel nostro paese cose che altri paesi non sono in grado di fare. Io ho fatto alcuni esempi anche in questo intervento, e però dobbiamo metterli in condizioni, questi maratoneti che sono in grado di vincere la medaglia d'oro, di poter iniziare a fare 42 km rotti, facendo in modo che la partenza non sia falsa, perché questo è un paese che continua a produrre false partenze e francamente è una cosa che noi riteniamo insopportabile. Chiudo sugli impianti, lo dico da ambientalista prima che da tecnico e da ingegnere: per fare l'economia circolare serve fare gli impianti, perché l'economia circolare non si fa non si fa solo nelle pagine delle direttive nelle pagine delle direttive pubblicate nelle varie gazzette. Serve fare gli impianti, bisogna farne tanti, perché chi auspica la rivoluzione dei rifiuti zero, condivisibile, deve anche dire però che per fare rifiuti zero servono 1000 impianti, servono impianti 1000. Ecco, su questo bisogna fare le scelte migliori, bisogna mettere in condizioni chi vuole fare investimenti, aziende pubbliche, aziende miste, piuttosto che aziende private, di poter fare quello che in altri paesi si fa in maniera molto più veloce e magari con la stessa omogeneità sul territorio nazionale, perché a volte quello che succede in Emilia Romagna è una cosa diversa di quella che succede in Basilicata o in Sardegna o in Puglia, e quindi sarebbe anche bene unificare il paese anche sotto questo punto di vista. Bisogna fare tanti impianti, anche su questo il mondo ambientalista deve fare inevitabilmente un atto di pragmatismo, non si devono ingannare i cittadini, perché io vedo troppe ambientalisti che dicono che bisogna fare rifiuti zero e poi contrastano sempre la realizzazione dell'impianto di riciclo, che sia un impianto di trattamento dell'organico, con la digestione anaerobica piuttosto che un altro impianto di riciclo. Su questo è fondamentale che tutti siamo coerenti, e questo, ripeto, lo dico dal panorama ambientalista, però bisogna fare la scelta giusta, le scelte giuste.
troppi territori hanno imboccato strade sbagliate perché si sono fatte scelte impiantistiche sbagliate. Questo è un paese che ha bisogno di tanti impianti di riciclo, ha bisogno di realizzare tutte quelle infrastrutture per permettere di archiviare definitivamente lo smaltimento in discarica, che in alcune regioni continua ad essere maggioritario, se non l'unica soluzione, come viene a dire nel caso della Sicilia. Bisogna fare in modo che ci sia ridurre lo squilibrio tra centro-nord e centro-sud. Roma esporta rifiuti in tutto il paese, la pratica dell'esportazione fuori regione o fuori dal paese è una pratica troppo troppo ricorrente. Bisogna infrastrutturare al meglio il paese sull'impiantistica partendo dagli impianti di riciclo, e su questo tutto quello che appunto ho detto rispetto agli ostacoli non tecnologici, al sistema dei controlli, all'autorevolezza delle istituzioni. Perché poi per fare gli impianti, noi in diverse occasioni in diverse occasioni siamo andati sul territorio a dire che quegli impianti servivano, però diciamo non sempre l'autorevolezza delle istituzioni garantisce i cittadini rispetto alla realizzazione di quegli impianti. Quindi fare tutto quello che serve per praticarla veramente come circolare faciliterà anche l'infrastrutturazione del paese, soprattutto nel centro-sud. Grazie. Non ho detto volte perché ovviamente è molto interessante quello che stava dicendo e non volevo interrompere il percorso logico che stava effettuando. Sono state poste già molte domande a questo tavolo e per alcune devo dire che forse non abbiamo gli interlocutori per dare una risposta, perché tutto quello che è stato detto, tra l'altro alcuni di questi diciamo, elementi ripresi dal direttore Ciafani hanno fatto oggetto anche di una risoluzione parlamentare, però ripeto, non penso che a questo tavolo ci siano le persone che possono dare risposte.